I consigli settimanali, quindi torna il cosa, tra le tre cose che vi consiglio c'è una serie TV da vedere, un disco da ascoltare e un libro da leggere. Al cinema, poi ovviamente ci sono tutti i vari consigli particolari, cosa ci sarà nel mio canale, vari ed eventuali come negli ordini del giorno delle assemblee di istituto. Cominciamo parlando di cose da vedere. Al cinema questa settimana un sacco di film che possono essere interessanti per vari motivi. Per esempio, ci sono Taken 3 e 50 sfumature di grigio, che magari non saranno belli, ma qualcuno di voi possono interessare, e pagherò il biglietto assieme a Riccardo e poi ve ne parlerò. È uscito Selma, la strada per la libertà, che è uno dei film candidati all'Oscar, e a breve, fra pochi giorni, su The Crisis uscirà il mio video a caldo, quindi appena dopo la visione. E poi ci sono film come Timbuktu o Whiplash, di cui vi ho già parlato dai festival in cui li ho visti. Quindi restiamo a casa, accendiamo la TV e guardiamoci The Walking Dead, la quinta stagione in particolare. Allora, The Walking Dead è una serie che so che divide molto. Non è una di quelle serie che dici, ah sì, carina, la guardo un passatempo. Cioè, è una serie che o piace molto oppure la odiate. Però in realtà è proprio una serie, sì, carina, la guardo, ci passo il tempo. Perché? Perché è una serie che parte da un'idea ovviamente molto forte, che è quella di raccontare un'apocalisse zombie, ma senza raccontare la lotta tra uomini e zombie, ma raccontare soprattutto la lotta tra esseri umani, la lotta tra uomini. Il fumetto, l'altra idea secondo me molto forte è prendere il fumetto come atmosfera e come spunto e poi farne un prodotto originale e soprattutto avere delle scene di un impatto, una violenza, non solo di effetti speciali, non solo fisica, ma anche una violenza concettuale che in televisione è molto rara e infatti va in onda su una televisione via cavo, però ha molti alti e bassi, proprio perché è una struttura che tende alla ripetizione. La quinta stagione, che è quella che sta andando in onda in questi giorni, è da poco ricominciata con la seconda parte, è una stagione come tra quelle buone, cioè nei vari altri, come le annate dei vini, no? Ecco, questa è un'annata buona secondo me per The Walking Dead, perché ha trovato una traccia narrativa interessante da seguire. Alcuni personaggi, il fatto che i personaggi sono un po' dispersi e poi si ritrovano e poi si ridisperdono, movimenta per bene l'azione, le storyline del percorso. La scrittura dei personaggi mi sembra più compatta rispetto all'anno scorso, e poi ci sono proprio delle puntate molto forti, degli avvenimenti molto molto densi. Certo, è una serie che rischia la ripetizione, non può avere come fosse una serie fantasy il big bad dell'anno per cui ogni serie si rinnova. Può farlo a rischio però credibilità. Ecco, l'andamento che ha preso questa quinta stagione è credibile, mentre magari in altre annate era meno credibile. Io però ve lo dico, la mancanza di una figura, di un personaggio come il governatore si sente. Detto questo, Rick è tornato a ottimi livelli, quindi The Walking Dead è comunque in generale una serie apprezzabile, soprattutto se vi piace l'horror, e questa quinta stagione è partita già a metà, però insomma ha l'impatto buono, come dire, poi il fatto di cambiare continuamente showrunner è un problema, lo showrunner di questo momento sta facendo un buon lavoro e qui si incrociano le dita sperando che continui. Il disco da ascoltare è una band inglese, si chiamano i Person, il disco è The Circle and the Blue Door, che è il loro disco d'esordio, datato 2013. In questi anni il rock ha cominciato un revival, rock di tutti i tipi, cioè dal più estremo al più orecchiabile. Ha cominciato un grande revival della psichedelia. Ecco, i Person sono uno dei migliori gruppi di revival psichedelico degli ultimi anni, perché prendono proprio l'essenza di quel rock anni 60 e 70, quindi come dire la base, i Grateful Dead, i Pink Floyd, Jimi Hendrix, con delle forti contaminazioni col progressive, in molte parti sembra sentire i Genesis, però c'è anche una voglia di costruire le canzoni come fossero dei piccoli bozzetti, delle piccole storie in cui l'uso degli strumenti e della voce bellissima della leader del gruppo Rosalie Cunningham non è come dire, non è al servizio della meraviglia, dello stupore o del viaggio psichedelico, ma è proprio al servizio di una sorta di racconto, di una sorta di creazione di atmosfera. Ecco, è come se
Questo disco è come se fosse una raccolta di racconti con varie sfumature, con varie atmosfere, con vari richiami alla grande musica degli anni 60 e 70, però anche con una consapevolezza di cosa può essere, di cosa può fare la canzone con il pubblico molto moderna. Non so come sono dal vivo, ne ho una curiosità matta, spero che poi vengano, se non a Roma, quantomeno in Italia. Hanno fatto moltissimi concerti aprendo addirittura per i Kiss. Ecco, sarebbe interessante vederli dal vivo. Cosa leggere? Ovviamente andiamo nel reparto libreria. Ecco qua. No, era sotto. Eccolo qua. Andiamo a leggere, spero si veda, lo metto sulla mia faccia. Lettera al padre di Franz Kafka. Franz Kafka. È un libro piccolo, sono 70 pagine più la postfazione di Bataille. Ed è un piccolo sfogo, un piccolo saggio di dolore, ma anche di introspezione di questo artista che parlando al padre, scrive al padre e rinfaccia, ma più che rinfacciare, più che fare un quaderno di dolore, di lamentele verso il padre, analizza se stesso, analizza il suo rapporto col padre e quello che significa per lui l'essere figlio di un certo tipo di padre. Ed è un libro che allo stesso tempo è dolorosissimo, ma ci permette di guardare dentro noi stessi e lo fa con una lingua che è allo stesso tempo liscia, pulita e però estremamente efficace, non solo nel cercare le emozioni, ma nello scavare, nello psicoanalizzare se stesso, senza però la prosopopea di un trattato di psicoanalisi, con la schiettezza della parola, della confessione. È veramente un piccolo libro emozionante che vi consiglio vieppiù. Il canale in questi giorni sarà come sempre molto ricco, non mi faccio mancare niente, quindi vado a leggere cosa vi propongo. Parteciperò al contest della Gazzetta di YouTube, un contest a tema cinema, e quindi farò una recensione che proporrò loro e proporrò anche a voi di finalmente Indiana Jones e l'ultima crociata, ve ne ho parlato in 77 video e finalmente ne parlo in un video solo per lui. Poi, in medias res, non può esimersi dal parlare del Festival di Sanremo, com'è stato, chi ha vinto, quali pulsioni omicide ci ha suscitato. Il chiedichiera sarà dedicato a Orson Welles, uno dei più grandi giganti del cinema americano. Poi, Presi per il culto, torna parlando di Qualcosa di Alice, che è un film di Jan Svankmajer, e andremo anche un pochino a scoprire chi è questo autore per l'appunto di culto. E poi, punto di vista sugli inediti, quindi film che sono usciti nei vari festival negli scorsi anni e che non sono arrivati in sala con un punto di vista e anche particolare sugli italiani, perché alla fine sono gli italiani quelli che sembrano meno considerati dalle distribuzioni italiane, per l'appunto. E poi partirà probabilmente questa settimana, quella entrante, una collaborazione con Simply Bell, ve ne avevo parlato, tra cinema e storia. E cominceremo con Exodus di Ridley Scott. Lui lo racconterà dal punto di vista storico, io invece farò un'analisi un po' più tecnica sull'apparato cinema. Se volete vedere del cinema inedito con i vostri occhi, venite all'Altro Quando a Roma, in via del Governo Vecchio 80, questa settimana, la settimana del 18 febbraio. Se non sbaglio, vi propongo Stop Making Sense di Jon Landem sui con i per la fra Tolkienheads, quindi un film concerto meraviglioso. Ai prossimi video.